Stamattina siamo qui a Fratte per informare la popolazione sui gravi comportamenti che ha messo in campo la Regione Campania, innanzitutto di aver concesso in pieno lockdown il 20 aprile l'autorizzazione integrata ambientale, poi perché abbiamo scoperto il 29 maggio con richiesta d'accesso agli atti che lo studio SPES è stato consegnato nelle mani del governatore De Luca. Non sappiamo ancora la data, ma sicuramente da diverse settimane è nelle sue mani e non ha fatto ancora nulla. 15 giorni fa il presidente De Luca aveva annunciato una sensazione che le fonderie non dovevano essere riaperte. Non solo sono riaperte dal 4 maggio, ma stanno avvelenando la popolazione. Noi chiediamo chiusura immediata, che dalle parole elettorali si passi ai fatti. Chiediamo al sindaco di Salerno di chiudere lo stabilimento e di rendere noto e pubblico lo studio SPES. Se non verrà fatto, nei prossimi giorni scriveremo al presidente Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, e al ministro Costa. Siamo pronti ad andare a Roma, sotto al Quirinale e sotto al Ministero, per chiedere aiuto, perché in Italia bisogna far sapere quello che De Luca sul territorio sta facendo, non applicando l'articolo 32, il diritto alla salute.